prima volta al cinema avevo pochissimo, avevo avuto 4-5 anni, e ho visto Pinocchio di Walt Disney. E ne ho memoria, ne ho sempre avuto, ne ho ancora memoria proprio fisica, come se fosse oggi. Mi ricordo proprio, più che il film di cui mi ricordo, poi si confonde col dopo che l'ho rivisto, però mi ricordo benissimo le emozioni di allora quando viene schiacciato il grillo parlante. E mi ricordo proprio fisicamente io che attraversavo la strada per andare dalla villa verso l'interno e verso questo cinema, che non mi ricordo più qual era, la sensazione di traversare mentre andavo verso una cosa di cui non riuscivo nemmeno a immaginare che cosa potesse essere, questo cinema a cui si andava, non c'era manco la televisione, quindi non c'era nulla per avere un possibile riferimento di cosa fosse. L'emozione fu globale, totale. Ho sempre amato moltissimo il cinema, ma senza essere proprio un cinefilo. Cioè, prendevo delle cotte furiose, come con la letteratura o con altro, con la musica, col teatro, per qualcosa che mi trasformava completamente. Non so, mi accadde ovviamente con i maestri. Insomma. 8 e mezzo per me di Fellini fu quello che mi fece cambiare modo di pensare. Non prima del ginnasio. Ho coscienza di pensare veramente ad andare al cinema scegliendo, pensando. D'altro canto fu quella l'età di 8 e mezzo, per esempio. In più era un film proibito in qualche maniera, anche se oggi ci può sembrare paradossale e comico che fosse proibito. Io provo una commozione e un'emozione intellettuale particolare quando vedo i film di De Sica. Questa scoperta tardiva di questo simpaticissimo attore, meraviglioso personaggio, poi con la maturità scoprire che era regista dei suoi film, regista dei più grandi film italiani, regista di capolavori, e poi scoprire che in India lo studiano all'università, quando noi addirittura lo snobbavamo come attore commerciale, è stata una doppia, tripla emozione, proprio perché è napoletano, proprio perché mi lega all'infanzia. Bagniamo e via. A tutto si rimedia, meno che la morte. Sono nato a Napoli, ho studiato a Napoli fino al quarto anno di medicina, poi ho deciso. Diversamente sono andato a vivere a Parigi dove volevo fare il pittore. Da lì sono tornato in Italia perché pensavo di voler vivere dove la lingua fosse la mia. Ho vissuto a Roma, continuando a fare il pittore e poi, come in qualche modo prevedevo già, il teatro mi ha preso, mi ha affascinato, la scrittura fusa, diciamo, all'immagine. E mi sono immerso nel teatro e a questo punto sono tornato a vivere a Napoli, dove di nuovo pensavo che la mia vera lingua fosse necessaria per fare un lavoro di scrittura. Nel frattempo però coltivavo un sogno che era misto, un poco era un film e un poco era l'India di cui sempre più ci si innamorava, o meglio, si conoscevano una città in particolare, Calcutta, e persone meravigliose come Gautam Ghosh e il suo gruppo, di cui diventammo amicissimi, e quindi sempre più questo progetto cinema-film indiano cresceva e non si faceva. Allora io mi giocavo i viaggi in India, le preparazioni del film, e nel frattempo però sempre richiamato dal teatro, dalle necessità del teatro in Italia, a Napoli, in giro, nuovi spettacoli ogni anno, e poi finalmente nel 94 siamo partiti per questo film che sembrava raccontarlo un sogno esagerato, che diventava 12 anni di sogno, 12 anni di scrittura o 12 anni di preparazione. In realtà è stata una lunga attesa anche a prendere il coraggio di fare questo film. E nel 95 abbiamo finalmente girato il mio primo film, Vrindavan Film Studios, tutto girato a Calcutta, che è andato a Venezia nel 95 e poi in Italia nel 96 e nel 97. Nel primo anno di questo Napoli Film Festival. Dell'India mi sono innamorato. Per me
era un modo per osare di cominciare, tra l'altro non ventenne, e di avere quindi un'iniziazione al cinema, fuori da casa, 10.000 anni lontano da casa, in un posto dove in particolare da un lato mi sentivo rassicurato di essere protetto molto di più e lontano dal mio vero ambiente, e dall'altro perché quel posto era veramente ispiratore di una possibile iniziazione, perché là, diversamente da ora, da qui, dall'Italia, dall'Europa, dal mondo occidentale, il cinema è vissuto con passione esagerata, e da chi lo fa, come nei nostri anni 50, e da chi lo fruisce, dalla gente, dal popolo. Quindi c'è il mito del cinema. Il cinema è ancora come se io avessi pensato non nel 95, ma nel 55, di fare cinema con quell'entusiasmo che avevano in Italia all'epoca i grandi maestri che cominciavano il neorealismo, eccetera. Quindi l'India mi sembrava un posto dove iniziare o essere iniziato al cinema era più sacro, più esaltante. Non era perché era, non c'era nessuna visione esotica e esoterica dell'India. C'era proprio il cinema, cioè come il paese del cinema.